a tutte, io sono Jessica, questo è il mio canale e oggi facciamo un piccolo video a questi cartopazzosi delle cose che ho preso in questi ultimi tempi da Tiger. Ditemi un po' se notate un po' di differenza, tipo nella qualità del video, perché vi svelo un segreto. Ho rubato la macchina fotografica di mia sorella, lei non sa niente di ciò, ma noi glielo diciamo. E quindi la sto testando, non so ancora come funga. Comunque, cominciamo dalle cose non cartopazzose, che è una sola, che sono questi. Allora, i prezzi ora non me li ricordo perché un po' che le ho prese, ma mi sono persa quando sono dimenticata. Comunque sono, come potete vedere dall'immagine, non metti a fuoco? Perché non metti a fuoco? Pezza, eccola. Allora, sono i copri tavoletta. Cioè, quando voi andate nei bagni pubblici, vi siedete sulla tavoletta perché chissà che schifo c'è. Quindi cosa fate? Prendete questi, li aprite, li svolazzate, li mettete sulla tavoletta e potete sedervi. E sono una figata. Cominciamo con gli acquisti cartopazzosi. Cominciamo dalla penna, la più insulsa. Allora, questa penna qua, io già ce l'avevo, però l'ho finita e quindi ho voluto ricomprarla. E la cosa era, un euro ne prendi due, quindi 50 centesimi l'una. E ho preso una questa e una viola, che non so dove è finita, però c'è, da qualche parte c'è. E questa è una. Poi, altro acquisto di cui vado molto fiera. Sono queste matite, mettiamo a fuoco, dai, vabbè. Sono queste due matite, che sono quelle che tipo, vabbè, tu finisci la mina, levi questo, ce lo metti sopra e scende l'altra mina. Non so se avete presente. E hanno le faccine, se solo si vedesse. Perché sono... ma perché il quadratino prende me? Allora, hanno tutte le faccine, perché in realtà sono tutte delle frutte. Se mi è già partita un'unghia, lasciate stare. A proposito, ho fatto le unghie. Mi piacciono. Non le vedete ovviamente. Ma perché il quadratino prende me? Ma allora, vabbè, poi scoprirò come funge la cosa. Poi, altro acquisto cartopazzoso, sono questi sticker qua. Anche qui la cosa era, un euro ne prendi due. Sì. O due euro ne prendi due. Uno di due comunque. E li ho presi con tutte queste fruttine qua carine che ricordano molto l'estate. E aspettavo di farveli vedere per usarli. E l'avevo presi tipo 2 settimane fa, quindi voi potete capire che cosa sto passando. Altro acquisto. Questo quadernino insulso di cui non me ne farò una beata ceppa. Però cos'è? Il punto è che è rosa. E io quando vedo il rosa, non ho niente da vestire di rosa, però quando vedo il rosa impazzisco. Ed è questo quadernino qua, il solito, la solita cagatina di Tiger, a righe, metti a fuoco, dai, 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 sono uscita, gliela la... metti a fuoco. Vabbè. Altro acquisto è questo quadernino qua, che a vederlo così sembra un normale quadernino insulso, lo potete vedere, ma già qua vi dà un'idea. Cioè, raga, voi lo aprite e già tutte le pagine colorate, guardate quanto è bello. Non so che cosa me ne farò, però... a me piace. Ultimo acquisto cartopazzoso. Allora, questo coso qui, che a vederlo così sembra una cagata. Allora, in pratica ha tutti i fogli così, con queste mappe del tesoro incomplete. Ma qual è? Cosa faccio io? Io lo ritaglio, come potete vedere, e lo attacco sull'agenda. E viene una cosa fighissima, perché fa un effetto strafigo. Vabbè, queste erano le cose che avevo comprato, mi sembravano di più, non so perché, vabbè. E niente, in tutto ciò, sono le 8 del mattino, io mi annoiavo, non sapevo che cosa fare, ho detto facciamo i video, visto che è un po' che non carico e ci avete ragione che è estate. Quando è estate io mi perdo proprio nel mio mondo. Quindi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo, se volete seguirmi sui social ve li lascio a fine video, sotto il video nell'info box, Instagram, Facebook, Depop e nelle mail, se volete scrivermi nelle mail, qualcuno di voi l'ha fatto e sono contentissima. E niente, ora cercherò di stoppare il video con questa macchina fotografica e di montarlo sul computer, perché io di solito li monto col telefono, quindi sarà un'impresa.
tutte.